Terra, voi capite che di interrogativi ce ne sono molti. Quando Anda dice con un proprio piano strategico di poter stare da sola, termine societario si chiama stand alone, cioè può stare in piedi da sola, può fare le gare da sola, per appunto conquistare la distribuzione del gas nel territorio. Dall'altra parte invece il sindaco dice che Anda ha bisogno di un partner. Allora la collettività deve chiedersi: ma come possono due dati tecnici contraddittori stare in piedi assieme? Quindi ci sono anche delle questioni politiche che probabilmente non sono del tutto esplicitate. Noi sappiamo che ERA come società assicura la diffusione nelle zone d'Italia dove si afferma il potere politico del centro-sinistra. Questo è dimostrato, basta che voi appunto ricorriate la storia delle acquisizioni industriali di ERA. Noi riteniamo che delle scelte politiche debbano essere molto ponderate quando possono mettere in discussione il controllo nel territorio delle strategie per l'erogazione dei servizi pubblici. Questo per noi è essenziale, cioè è difficile pensare che un domani nel nostro territorio il servizio pubblico sia garantito in forma quasi del tutto privata, con un controllo aziendale che sta a 400 km di distanza, cioè non è la nostra idea perlomeno di servizio pubblico. Detto questo, mi sembra che Elena ci abbia dato molti dati, molte informazioni sull'Anda. Passerei la parola a Claudia Berlanda, che invece ci parlerà di ERA e ci parlerà di appunto alcuni primi dati su questo progetto societario di fusione tra Anda.